Milano punta a diventare la capitale culturale del cioccolato, un palcoscenico internazionale che sia in grado di formare nuovi professionisti, ma anche dare consapevolezza alle persone sulla vera esperienza sensoriale della degustazione del cioccolato. Un primo piccolo assaggio i milanesi lo hanno avuto nei 3 giorni della Chocolove, la manifestazione che si è tenuta a Palazzo Bovara dal 10 al 12 febbraio, un nuovo evento progettato da Chocolate Culture, che ha tra i suoi promotori il master cioccolatier Davide Comaschi e la collaborazione di Confcommercio Milano. Non è solo per il grande pubblico, anche il professionista deve avvicinarsi per scoprire veramente cos'è il cioccolato, quindi è un evento a livello culturale dove sono coinvolte veramente tantissime aziende e persone in questo progetto stupendo e che appunto serve proprio per trasmettere cultura, cos'è il cioccolato, cos'è il buono del cioccolato e come si riconosce. Con dei professionisti del settore, dall'associazione APEI a tutto il team di Chocolove, grazie a Confcommercio siamo riusciti veramente a realizzare questo progetto stupendo dove ci consente di cominciare un percorso che andrà da qui fino a Cortina 2026, proprio per far capire l'importanza del cioccolato in tutte le sue sfaccettature, sia nella lavorazione, la degustazione, parte fondamentale, ma anche come ingrediente all'interno di dolci e di prodotti, fino ad arrivare poi alla parte più importante, che è quella salutistica del benessere. Il tema dell'alimentazione, dell'alimentare, del cibo diventa sempre centrale in questa città che diventa sempre più internazionale, tornando i visitatori e i numeri ormai del 2019, i turisti del 2019, in preparazione di Milano Cortina riprendiamo queste importanti manifestazioni delle eccellenze alimentari e culinarie di questo paese, soprattutto riscoprendo in questa manifestazione quella che è la cultura del cioccolato, da dove nasce, da dove proviene, come si forma e quindi tutta la filiera. Chocolove è così stata un'anticipazione della consacrazione del nuovo format che andrà in scena nel 2024 dall'8 al 14 febbraio, proprio la settimana di San Valentino, con un evento diffuso che, in collaborazione sempre con Confcommercio Milano, coinvolgerà la città. Hotel, pasticcerie, panetterie, ristoranti, bar e locali saranno i touch point in cui si potranno vivere esperienze diverse dedicate al cibo degli dèi. Il cioccolato è amore, il cioccolato è condivisione, il cioccolato è tutto quello che consente alle persone veramente di condividere delle emozioni. Una scatola di cioccolatini in mezzo a un tavolo è un qualcosa che già di suo condivide un'emozione, uno scambio di idee e uno scambio di anche idee culturali e che consente veramente di assaporare, degustare sfaccettature diverse in qualsiasi cioccolatino, perché ogni cioccolatino ha un ripieno che è completamente diverso, ma ricordiamoci che la tavoletta da degustazione invece ha un'esplosione di parte aromatica che scoprirete soprattutto in questo evento qui, come riconoscerla e come veramente far uscire fuori quasi come il mondo del vino, anzi, perché il mondo del cioccolato è molto più complesso del mondo del vino e questa diciamo che è un po' la mission che tutti noi vogliamo veramente portare alla gente. La cultura del cioccolato sarà così protagonista e diventerà anche uno strumento per aumentare la consapevolezza nella scelta dei consumatori. Soprattutto negli ultimi anni quello che è stato un po' la selezione dei prodotti agroalimentari in generale da parte del consumatore è arrivata un po' a tutti, no? Il cliente ormai è molto preparato, questo grazie alla tecnologia, grazie a internet, grazie alla cultura, all'informazione che c'è sotto tutto il punto di vista enogastronomico. Sul mondo del cioccolato invece dobbiamo ancora partire, siamo veramente, io lo dico sempre, tabula rasa, ma questo secondo me è il primo gradino per fare veramente cultura e capire cos'è il buon cioccolato, come riconoscerlo, degustarlo, veramente andare alla ricerca di prodotti che la gente neanche pensa esistano. Quindi da un cioccolato all'80-90% la gente è abituata a dire adesso che cioccolato ti piace, cioccolato amaro. Amaro è un difetto nel cioccolato, quindi ad oggi l'amaro nel cioccolato è una moda, uno mangia amaro perché c'è poco zucchero. Però si può mangiare un cioccolato all'80-90% che sia aromatico, che sia floreale, che sia qualcosa di unico anche sotto la parte degustativa. E questo è fondamentale da far capire alle persone perché questo è l'inizio di un percorso culturale importante.